Sono passati un po' di giorni dopo la trasferta surreale di Roma e poi di Burgos. C'è stata una situazione veramente difficile, al di là del risultato sportivo che conta poco, però dentro di te sicuramente in questi giorni hai potuto realizzare tutto quello che era successo e quello che è accaduto poi in Europa e nel mondo. Ma guarda Paolo, è stata una situazione complicata, complicata e peggiorata da circostanze anche personali. Uno, avevo un po' la febbre e quindi questo, come dire, mio stato di salute mi condizionava anche perché chiaramente ero preoccupato rispetto al contagio che eventualmente anche di una semplice influenza. Anche se si potesse trattare o si è trattato di una semplice influenza, comunque insomma il contagio in questi giorni è da evitare. È anche vero che avevo la febbre molto bassa, cioè avevo la temperatura del corpo relativamente bassa rispetto a considerare la febbre. È anche vero che io poi ho di natura mia ho la temperatura del corpo in ogni caso molto bassa. Io con 36,6 inizio già, come dire, a sentirmi diverso. E la Tania è spagnola, quindi nel periodo in cui è iniziato questo mini tour che ci portava prima a Roma e poi a Burgos, lei era in Spagna perché avevamo precedentemente organizzato che lei andasse a Valencia a casa sua per qualche giorno per poi andare a Formentera dove, come ben sai, ho una casa e quindi, cioè ho casa mia e quindi proprio per necessità doveva, come dire, occupandosi ormai di queste cose, doveva passare prima da Valencia, dove tra l'altro avevamo la macchina, quindi per poi portarla di nuovo a Formentera. Insomma, diciamo che le coincidenze sfortunate hanno un po' peggiorato il mio stato d'animo in quei giorni lì. Poi fortunatamente, grazie a Stefano, in un momento in cui poi rendendoci conto che le cose in Italia stavano precipitando e che per me diventava quasi proibitivo, se non addirittura impossibile, riportare Tania in Italia, grazie a Stefano e grazie ai genitori poi di Tania stessa, Tania è salita sulla macchina dei suoi genitori da Valencia, ha guidato fino a Burgos, che sono alla fine 6 ore, 6 ore e mezza di macchina, per poi chiaramente rientrare con me il giorno dopo in charter. Cosa che se non avessimo fatto non sarebbe più potuta rientrare in Sardegna. Quindi, insomma, diciamo Certo. che vivevo ore non così serene. Sosteniamo gli ospedali sardi. Dona alla Fondazione Dinamo. Aiutaci, anche tu. Facciamo squadra in campo contro il coronavirus. Eravamo l'unica squadra italiana in giro per l'Europa. Eravamo l'unica squadra italiana che non fosse a casa. Siamo stati tra l'altro l'ultima squadra italiana insieme a Pistoia, Trieste e Roma stessa a giocare una partita di campionato in una zona che ormai tutti consideravano rossa. E quindi diciamo che riuscire a allenare i giocatori, allenare dei professionisti, significa in sostanza chiedere a loro di mettere al primo posto di qualsiasi lista di desideri o di obiettivi loro abbiano al primo posto. In una situazione del genere, chiaramente queste liste non hanno ragione di esistere perché la prima cosa ed unica che conta nella vita in assoluto, prima di tutte le altre, è la salute. Io non, nel mondo dello sport odio e detesto chi cerca di accaparrarsi dei vantaggi tramite dei mezzi più o meno legali. Alla domanda, ma perché avete giocato a porta aperta e a Sassari e qui avete costretto, sembrava che poi l'avessimo fatto noi, ma cosa che non corrisponde alla realtà perché è stato poi lo Stato, il governo spagnolo a
a bandire tutte le manifestazioni sportive a porte aperte. E quindi rispetto a una domanda, a questa domanda qua, dove sembrava che noi italiani avessimo, noi italiani o insomma noi della Dinamo avessimo forzato una situazione per giocare a porte chiuse per avere chiaramente un vantaggio sportivo, che è chiaramente evidente giocando una partita a porte chiuse rispetto a una partita con invece 10.000 che fanno il tifo contro. Mi è dispiaciuto perché in quel momento, al di là dell'ignoranza di questo giornalista, tra l'altro giustificabile in parte, loro non si rendevano conto dell'entità del problema coronavirus che stavamo vivendo noi e che avrebbero poi vissuto loro nei giorni successivi. Prima cosa che ho fatto quando sono entrato in campo, nella chiaramente partita di andata con Burgos, sono andato direttamente da lui per sincerarmi, no? Per capire che tipo di stato d'animo vivesse lui, la sua squadra, proprio perché parto dal presupposto che lo sport viene dopo. L'aspetto sportivo, insomma, era secondario in quel momento. La cosa che volevo trasferirgli un po', che era una serenità che ancora noi in Sardegna stavamo vivendo, appunto, che la Sardegna non era un posto poi così ancora a rischio, un posto di contagio così elevato, anzi. Ma lui mi diede subito la netta sensazione, che poi alla fine era più che una sensazione, perché era un dato di fatto, che fosse serenamente tranquillo, mi ha abbracciato proprio come per Non c'era dimostrarmi niente. che non era assolutamente condizionato dall'eventualità di un possibile contagio. E quindi diciamo che ero contento per loro, ero contento perché li vedevo sereni. La partita si è sviluppata in modo totalmente lecito, con i giusti canoni sportivi, hanno vinto meritatamente loro, hanno giocato meglio di noi, la partita è stata molto bella, insomma, siamo arrivati a veramente a niente anche dal vincerla, però insomma hanno meritatamente vinto una partita che si è svolta nel modo più regolare e giusto possibile. Quando siamo andati a Burgos, chiaramente il mio stato d'animo era diverso proprio perché un po' noi ormai in Italia vivevamo questa preoccupazione del contagio, che ero perplesso, non sapevo che tipo di approccio avrebbe avuto lui nei miei confronti, nei confronti di quello che sta succedendo. È stato un po' ironico che sul momento pensavo che fosse per sdrammatizzare la situazione, invece in realtà era perché, e l'ha dimostrato a fine partita, perché lui in quel momento era estremamente convinto, come lo stesso giornalista che mi fece quella domanda alla fine della partita in sala stampa, era convinto che noi stessimo cercando di fregarli o comunque di accaparrarci tramite mezzucci una situazione che potesse darci un vantaggio, cioè giocare a porte chiuse. E questo mi ha lasciato perplesso, dispiaciuto, ecco. Tant'è che volevo scrivergli una mail, però secondo me gli do del tempo per scriverla lui a me, che sarebbe più giusto, anche Certo. perché poi il tempo è galantuomo e ci siamo resi conto tutti quanti di quello che adesso purtroppo sta vivendo anche la Spagna. Aiutiamo gli ospedali sardi. Come? Dona la Fondazione Dinamo, aiutaci anche tu in campo tutti insieme contro il coronavirus. Forza Sardegna! Il problema più grande è stato il sottovalutare la portata di questo virus, le problematiche che poi questo virus ha portato. Rispetto al campionato italiano, secondo me sta succedendo la stessa identica cosa. Cioè noi continuiamo a sottovalutare quello che questo problema, momento di crisi che stiamo vivendo, può comportare, può portare, può condizionare tutta la pallacanestro. La cosa che mi va di dire, che sento proprio di dover dire, è che noi in questo momento dobbiamo, aspettandoci il peggio, pronosticando la peggiore delle ipotesi, far sì che tutte le società continuino ad avere una sopravvivenza.
ognuno di noi dovrà rinunciare a qualcosa. I tifosi stanno rinunciando a vedere le partite, i giocatori e lo staff dovranno rinunciare a una parte del proprio stipendio, le società rinunciano a magari a una percentuale degli introiti legati alle sponsorizzazioni. Quindi ognuno di noi deve rinunciare a qualcosa, ma rinunciando convinti di non perdere tutto, cioè di avere una, come dire, di andare in una direzione rinunciando qualcosa a vantaggio poi di non perdere tutto. Non ho mai visto, ho letto, non ho mai visto un video, non ho mai letto un articolo dove si parlasse appunto che il contagio tra sportivi è quasi scontato, ecco. O in una partita di pallacanestro il rischio è molto alto, o smentito, ecco, molto basso, cioè, nessuno ha mai dato una dichiarazione in tal senso. Quindi, detto questo, è logico che se domani mattina un dottore dovesse assumersi questa responsabilità, diventa poi anche un po' una conseguenza probabilmente non giocare più a pallacanestro fino a quando c'è il rischio di contagio, anche perché se dovessimo iniziare come i più ottimisti dicono a maggio o giugno, sicuramente riniziamo a giocare in un contesto dove il contagio è ancora un pericolo. Nel momento in cui in una partita di pallacanestro voglio dire si sviluppa un contagio con l'arbitro piuttosto che con l'addetto agli arbitri e quindi c'è un caso di coronavirus tra i giocatori, la sua squadra automaticamente deve andare in quarantena. Chiaramente riniziando a maggio giocheresti noi 2 o 3 giorni, quindi la squadra contro cui hai giocato 3 giorni prima deve andare in quarantena, la squadra che è finito 6 giorni, cioè, entriamo come dire in chiaramente in una situazione dove, ma è già successo, no? Perché poi alla fine stiamo parlando di qualcosa di già visto. Il Giappone ha fermato il campionato, ottimisticamente hanno provato a rigiocare e l'hanno rifermato. Poi ripeto, se invece dovessero decidere che ha vinto la Virtus, sono sicuro che il primo a non essere poi così entusiasta è Djordjevic, essere proprio lo stesso Djordjevic, perché è un grandissimo uomo di sport e sono sicuro che per lui vincere in questo modo avrebbe poco significato. Ciao a tutti, anche io e lo staff della farmacia Scaccia stiamo facendo la nostra parte. Mi raccomando, fate la vostra, state a casa, andrà tutto bene. Abbiamo vissuto l'anno scorso un'annata secondo me indimenticabile. Non più tardi di ieri sono rimasto mezz'ora al telefono con Jamie Smith ed è stata una telefonata bellissima, ricordando tutto quello di piacevole che abbiamo vissuto, che sembrava, cioè era straordinario e sembrava un caso talmente troppo bello da non poter essere un caso isolato, o da non poter essere considerato un caso isolato. Invece diciamo che quest'anno la Dinamo, da Stefano Sarda, da Federico Pasquini a tutti i componenti di questa società, tu compreso, riuscita nell'impresa di confermarsi, che è poi alla fine secondo me quello che nel mondo dello sport conta di più in assoluto, cioè il fatto di sì, più difficile e quindi di conseguenza il più ambito, cioè quello di rimanere ad essere competitivi, rimanere ad altissimo livello. Noi abbiamo vinto, e lo dico con grande orgoglio, una delle due competizioni che hanno avuto un vero vincitore, che sono appunto la Supercoppa, no, in finale contro Venezia, e la Coppa Italia con Venezia che ha battuto in finale una grandissima Brindisi. E in più però noi abbiamo secondo me aggiunto un'annata straordinaria, perché siamo arrivati abbiamo perso 5 partite, 3 di un punto all'ultimo tiro, una a Venezia, una in casa con Trento e una a Trieste. Se solo avessimo vinto una di queste partite, oggi staremmo parlando di una Dinamo che ha vinto più dell'80% delle partite disputate. È anche vero che se non aggiungiamo questa partita qua, siamo quasi vicino all'80, quindi poco cambia. Però ripeto,
La considerazione unica che faccio io oggi è proprio questa rispetto a quello che è successo l'anno scorso, che sembrava, come dire, un po' una favola vissuta e finita. Diciamo che sono stati bravi i ragazzi, sono stati bravi tutti quelli che si sono resi protagonisti a far sì che questa favola continuasse. Nella sua testa era normale che ci fosse: vado a Sassari, usufruisco di un contesto dove si notoriamente si sta bene per mettermi in forma, giocare a pallacanestro e poi partire dal livello che mi compete. Questo è quello che giustamente un giocatore di pallacanestro ha e deve avere nella propria testa, cioè una sorta di idea, di programma. Una cosa estremamente intelligente, ma è normale che sia così perché è stata detta da Ettore Messina. Dice Ettore, in un suo clinic, una volta fatto, più difficile per un attore far combaciare gli obiettivi della squadra con gli obiettivi individuali di ogni giocatore. Ed è verissimo, perché è una cosa che non puoi non prendere in considerazione. Con Curtis e Jamel avevamo, come dire, costruito un qualcosa che funzionava, un'identità precisa che secondo me, io ero estremamente ottimista, infatti in quel periodo lì, perché non poteva che migliorare la situazione di Curtis, che era stato molto bravo come dire, in modo molto responsabile ad avvicinarsi sempre di più a quelle che erano, quel era il nostro modo di vivere la pallacanestro rispetto a Milano, e chiaramente Jamel, che io forse per ecco, questo è l'unico piccolo forse talento che ho come allenatore, è che certe cose un po' le vivo a pelle, le percepisco, e sapevo che se non gli fosse piombata addosso l'offerta irrinunciabile da parte di una squadra dell'Eurolega, Jamel sarebbe stato utilissimo alla fine dell'anno. Non a caso li mettevi anche in campo insieme, tra virgolette, proprio per quello. Ma infatti questa è la seconda parte, un po' più tecnica rispetto a questo discorso un po' più complesso e ampio, che Jamel per giocare un po' meglio aveva bisogno di essere utilizzato un po' di più, per essere utilizzato un po' di più per come stava giocando Miro. L'unica soluzione, che è una cosa tra l'altro in cui io credevo molto, è che giocasse da 4. Però per giocare da 4 in una situazione dove la squadra stava giocando a memoria diventava complicato, perché quando lui giocava da 4 noi giocavamo peggio rispetto a una squadra che poi appunto con lui da 5 o con Miro da 5 giocava benissimo. Certo. Quindi che cosa succedeva? Succedeva che psicologicamente per lui giocare da 4 significava dire: ok, ma quando io gioco da 4 giochiamo peggio, e quindi sia lui che tutto il resto della squadra faceva un po' fatica ad accettarlo. Però per accettarlo c'era bisogno di tempo, perché il tempo secondo me avrebbe reso la differenza sempre più meno distanza tra le due situazioni. E quindi poi siamo dovuti forzatamente andare sul mercato, perché a un certo punto con il contratto con Jamel si è concluso e abbiamo preso Dwight Caleby in un momento dove Miro stava giocando una pallacanestro eccellente, dove Dwayne stava giocando una pallacanestro eccellente, per non, come dire, mutare estremamente gli equilibri, abbiamo preso un giocatore che potesse, come dire, entrare nel nostro meccanismo un po' alla volta. E chiaramente tutto ciò implicherebbe un po' di tempo. Quindi diciamo che nell'ultimo periodo, al di là del coronavirus, noi abbiamo, come dire, vissuto un po' anche questa difficoltà, che mi ha spinto, a mio malgrado, poi a ritornare sul mercato tagliando Curtis, che dal punto di vista umano se lo meritava zero, e prendendo Jamie, che era un giocatore che secondo me in una situazione del genere, nella mia testa, ero convinto che ci avrebbe potuto aiutare molto, o che ci potrà aiutare molto, proprio perché avevamo la necessità di avere un po' più di playmaking. Siamo all'apice dello small ball in America, soprattutto vediamo, non so, Houston Rockets che giocano con 5 esterni,
Non lo so, io sono convinto che la pallacanestro farà dei passi indietro e si tornerà a giocare con due lunghi. Poi ecco, ci saranno magari squadre che avranno la capacità di fare entrambe le cose, però ripeto, a me piace molto l'idea di avere in campo due giocatori che sanno gestire bene la palla e tre giocatori che abbiano grandi capacità di giocare in post basso. L'ultima partita giocata con Burgo, secondo me, noi abbiamo, come dire, trovato una squadra che ha messo Clark, che è 2,10 m, nella posizione di tre, Rivero, che è un giocatore secondo me fenomenale, e poi avevano Lima Olima oppure Opic. o Apic da 5, però diciamo che giocavano con tre lunghi Esatto. contemporaneamente e la cosa ci ha messo un po' in difficoltà. Secondo me la pallacanestro comunque Verso andrà questo. anche in quella direzione, magari non così univoca, ma secondo me la mia pallacanestro sicuro perché a me piace giocare così e il fatto di giocare tanto pallacanestro chiaramente ti dà la possibilità anche di avere poi eventualmente una buona posizione per rimbalzo offensivo, rimbalzi sempre comunque corti e quindi provoca propensione per la squadra avversaria a fare contropiede. Uno sportivo è molto bella, è economicamente soddisfacente, insomma hai innumerevoli vantaggi, vivi innumerevoli vantaggi. È anche vero che rimani un ragazzo di 25 anni che in un momento in cui scoppia il coronavirus, hai la famiglia dall'altra parte dell'oceano. E non più tardi di stamattina il mondo Jean-Pierre, che ormai considero un amico, mi chiama e mi dice: "Ma Gianmarco, cosa succederà? Cosa pensi? Sai, Trump questa notte ha dichiarato che si chiuderanno tutti gli aeroporti, quindi è possibile che io non possa tornare, non possa tornare in America o in Canada." Insomma, la preoccupazione che vive un ragazzo di 25 anni, indipendentemente dal fatto che giochi a pallacanestro, che magari abbia un conto in banca di un certo tipo, in momenti come questi conta poco. Ma lo stesso in proporzione succede anche in campo, comunque. Assolutamente sono problematiche che uno guarda, lo racconto perché è giusto, secondo me è una c'è stato un giocatore a Burgos che era più, come dire, che ha vissuto tutto quello che stava succedendo con più enfasi. Alla fine della partita è venuto a chiedermi scusa perché era convinto e consapevole del fatto che non avesse dato tutto quello che invece era solito dare. Non doveva neanche prendere in considerazione l'ipotesi di doversi scusare, cioè lo stato d'animo che un ragazzo vive in determinate situazioni è totalmente lecito ed era, secondo me, forse più logico il suo stato d'animo di tutti i suoi compagni di squadra. Non si scinde mai, no? Il giocatore è colui il quale va in campo, ha dei poteri particolari, del talento particolare, quindi quello è il personaggio che noi abbiamo in mente anche nelle altre 22 ore e mezza della giornata, ma non è così. Ciao amici da Dinamo, io come voi sono a casa. È un momento duro, è un momento in cui siamo invitati a riflettere, però a collaborare tutti insieme come nelle grandi vittorie della Dinamo. Quindi mi raccomando, io resto a casa, voi state a casa e presto torneremo ad abbracciarci insieme per le nostre vittorie. Ciao ragazzi! Ciao a tutti. In questo particolare momento, come tutti quanti voi sapete, non possiamo scendere in campo contro i nostri soliti avversari. Ma quello che possiamo fare, e possiamo farlo tutti insieme, è scendere in campo uniti per sconfiggere questo virus. Per farlo, da casa nostra, possiamo sostenere gli ospedali sardi con un piccolissimo gesto. Fondazione Dinamo è vicina a chi sta in prima linea a combattere questo invisibile avversario. Facciamo squadra, scendiamo in campo con Fondazione Dinamo.